Se la situazione è solamente quella di un perseguitato delle istituzioni, perché esiste nel paese un cancro che ha il dominio totale, formato da magistratura, Chiesa Cattolica, forze di polizia, che vuole avere il dominio su tutto, e ha messo sotto campana di vetro me, o ha messo sotto campana di vetro la politica. 13 anni di lotta lo hanno amareggiato, ma non fiaccato. Giuseppe Verbaro è stato un testimone di giustizia, un imprenditore taglieggiato dall''ndrangheta che si è saputo ribellare scegliendo lo Stato e facendo condannare a molti anni di carcere pericolosi boss di Reggio Calabria. Un percorso da eroe, si direbbe, ma che da 13 anni lo Stato lo ha abbandonato, anzi di più, vessato, posto in una condizione miseranda di vita, senza affetti, senza sostentamento e privo di qualsiasi protezione, tanto che ora Verbaro è pentito di aver fatto il suo dovere. Come non lo sapevo? I fatti constatati in 13 anni, da quando ho fatto la testimonianza al Tribunale del Reggio Calabria, che i magistrati hanno usato i documenti che io le ho fornito, le testimonianze che le ho fornito, solo per riattaccare l'abate, perché volevano sostituire l'abate con un altro per garantirsi la carriera. Secondo lei, per certi versi, questo cancro che dice che c'è nelle istituzioni è peggio della stessa mafia? La mafia è una questione marginale. Il marcio è nelle istituzioni. Ma lei lo dice pur avendola combattuta, avendola denunciata, la mafia, in questo caso l''ndrangheta. Ho denunciato l''ndrangheta perché ho avuto dei soprusi da parte dell''ndrangheta. Però mi sono accorto che i soprusi che sono arrivati da parte della polizia e della magistratura sono 100 volte più inquietanti. Siccome spendo circa 10 euro al giorno per i sigari, il giornale e il caffè, sono arrabbiati, avvelenati, inviperiti, che mi devo rassegnare a sperare una pensione sociale, della pensione sociale. Lei era un imprenditore che fatturava miliardi. Un'azienda che nell'85 fatturava 1.200.000.000 di pani e che è costato 2.400.000 di investimento. Verbaro è stato aiutato dalla Chiesa, segnatamente dalla diocesi di Prato, ma ora anche questa speranza è stata delusa e lui fa accuse forti di collusione delle gerarchie ecclesiastiche con quelle che definisce parti malate dello Stato. Verbaro ora è isolato, gli stessi giornalisti che all'inizio ne avevano raccontato la storia o se ne sono stancati o sono stati convinti a non occuparsene più. In alcuni casi ci sono state manifeste o sotterranee intimidazioni. Il risultato è che Verbaro è stato isolato. Complimenti, le cosche mafiose non avrebbero saputo fare di meglio. L''ndrangheta ringrazia. E poi mi devo sentire dire che cosa vuoi? Quello che ci trovo.